benvenuti al Fab Lab scientifico dell'ICTP di Trieste. Oggi vi mostriamo come utilizzare una delle attrezzature presenti nel nostro laboratorio, il plotter da taglio. Questo strumento assomiglia molto a un plotter da stampa, ma al posto dell'inchiostro utilizza una lama per incidere le linee su materiali quali vinile, cartoncino, pellicola e fogli in PVC. Qui vedete i singoli passaggi necessari per realizzare la grafica utilizzando Adobe Illustrator. Nulla vieta di sostituirlo con altri programmi a vostra scelta. Successivamente lo incideremo nel vinile catarifrangente e lo applicheremo sulle cinghie dello zaino per renderlo più visibile al buio. La freccia deve corrispondere esattamente nella stessa direzione. Infatti questo è il tappetino digitale, questo è il nostro tappetino fisico. La striscia che corrisponde alle nostre foglie va posizionata esattamente alla stessa distanza, quindi qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 quadrati, quindi dobbiamo incollarla qua. E per incollarla usiamo? Scotch. Meraviglioso scotch carta. Solo che questa, essendo una striscia sottile, è un po' più difficile da stendere. Perché tende a fare la curva. Esatto. Questa è la nostra Cameo, è un taglierino, praticamente assomiglia a una stampante ma taglia. E la sua testina, che è una taglierina. Adesso, in base al materiale si può regolare la profondità di taglio, ma essendo questo un vinile è molto morbido, quindi basta pochissimo. E non vogliamo che tagli fuori per fuori, a noi basta che incida il vinile, che ho attaccato al contrario. Quando la posizioniamo sul tavolo, mi raccomando di fare attenzione ad avere abbastanza spazio dietro, perché il tappetino entra da qua ma esce da qua, quindi se ho degli impedimenti era un disastro. Si incastra tutto. Si incastra. Come riferimenti circa, vedo che questa parte di ruota, incastro, scorra su questa parte trasparente del tappetino. Ok. Quindi più o meno centro qua e qua. Senza fare troppa pressione, quando si ferma so che è dritto. Qui c'è la nostra freccia e dalla tastierina gli dico load cutting mat, enter. Ok, e questa è la sua posizione di default. Lei sa che da qui in poi vale il design che ho disegnato. Okay, quindi si sposterà da sola nel punto dove c'è il, esatto, il nostro vinile. Esatto, allora ci sono due modi in realtà per caricare il file. Uno è tramite USB, l'altro tramite schedina, come abbiamo fatto. Come al solito io ho dei problemi con i driver, quindi ho deciso di procedere con la schedina. Quindi. Che la nostra non è uno dei più recenti modelli, quindi... No. Voglio selezionare il file, dentro ci sono alcuni file, ma a me interessa quello con le foglie, quindi ho una specie di anteprima giusto per avere una mezza idea di quello che stiamo facendo, esattamente quello che voglio fare. Dietro ho abbastanza spazio, ma forse eccoci, scusa Gaia, sfruttiamo e enter, lasciando aperto il coperchio così. Sì. Così possiamo vedere. A lui non fa nessuna differenza, non è come il laser. Plastica. Esatto, basta non metterci le dita. Cut. Adesso. Ecco qua. Questo è il design che abbiamo tagliato prima. E che dobbiamo ancora spelare però. Esatto, però io volevo tagliarlo per due motivi. Uno, perché così posso riciclare le strisce che non uso. E due, mi aiuta, mi fa da guida. Più preciso sono, più facile posizionarlo dritto poi sulla cinghia dello zaino. Sono momenti in cui a me si sposta sempre il righello e viene tagliato storto. No, infatti sto applicando una pressione... Forza che sembra... Sì, neanche... Ah, così salvi la righetta che è avanzata e puoi fare tutta una striscia di catarifrangente. Esatto. Perché ricordiamo che questo è un vinile termoadesivo, motivo per cui poi lo stiriamo, catarifrangente. Mm-hmm. L'abbiamo ridotto a dimensioni giuste. Giuste. E adesso spelucchi via. Adesso spelucco via la... Aspetta che voglio vedere bene quando spelucchi, che divertente.
Sarà un lavoro molto lungo, forse non lo riprenderemo in ogni suo dettaglio. No. Eccoci qua. Quindi abbiamo tolto l'eccesso, è rimasto solo la parte delle foglie. Mm-hmm. Adesso. E qua ci sono tutti quanti gli angolini che abbiamo tolto, che però si possono volendo riutilizzare, perché questi alberellini interni hanno grandi prospettive, secondo me. Esatto. Dove lo mettiamo? Allora, questo è il mio zaino, praticamente questa è una striscia, quindi io quando pedalo è la parte che si vede. Quindi posizioniamo il modulo qua. La centratura qui è molto variabile, dipende da quanto si tira. Ok, prima ho tagliato il più preciso possibile perché in questo modo riesco a decidere se è dritto o meno, ma sfruttando il bordo. Sì, la cinghia però si muove un pochino, ma vabbè, pazienza. Sì, non è che proprio ti sei scelta il materiale più semplice di questo mondo, No, ma funziona che quando devi fare un esempio, spiegare come funziona, scegli la cosa più complicata. Ma no? Mi sembra assolutamente ovvio. Ok, quindi a questo punto lo mettiamo con la parte brilluccicosa in giù, giusto? Sì, e esatto. La parte di plastica, quella sopra. Di superficie continua sopra. Ok, esatto. Quanto tempo? Ma dipende, allora in realtà si vede facendo pressione con il ferro da stiro su abbastanza caldo. Si vede. È molto tecnico, è abbastanza caldo. Abbastanza caldo, quindi gli do una prima stirata che attacchi un po'. E quindi so che questo resta non in posizione. Si sposta. Ok, ora io proverei a vedere su un angolino. Attento sempre il ferro che cade. No, si è alzato un po' il bordino. No. Ok, riproviamo. Ah, ecco, adesso si stacca, vedi? Sì, okay. L'angolino non viene, anzi viene facilissimo. Olè! Beh, sì, si vede. E beh. Sì, molto, molto, molto. Molto bello. Più frangente. Se qualcuno bello. Volesse questa grafica, la mettiamo in fondo? Da scaricare? Sì, perché no? Eccola qua. Con tutte quante le sue foglioline catarifrangenti. Esatto. Splendido. Vai. Esattamente, ho sbagliato. Sta tagliando il tappetino come previsto. Mi piace. Santa pazienza. Poi ci sono quelli invece che si attaccano. Le vetrofanie. Si chiamano così? No. Quelle che attacchi sulla macchina con. Forse. Non vetrofanie. Vetrofanie sul vetro. Ok, va bene. Come ho detto. Forse sì. Potrebbe essere.